Va ora in onda la rubrica Socioterapia, a cura della dottoressa Laura Sossi. Buongiorno, cari tutti, bentrovati. Dopo questi mesi di vacanza, finalmente ricomincia il nostro percorso. Questa volta, quest'anno, io ho organizzato, oltre agli incontri solici, scusate, di socioterapia, di cui parleremo, ansia, panico e altri disagi che purtroppo ci toccano nel nostro vivere quotidiano, e ho pensato di fare degli incontri con vari professionisti per discutere di temi attuali come può essere il bullismo, come può essere l'insegnamento, come può essere il rapporto genitori-figli, il rapporto uomo-donna, e quindi con il supporto di validi professionisti ovviamente inizieremo anche questo percorso insieme. Poi ci saranno delle tavole rotonde in cui parleremo dello stalker, della metodologia di attacco che può avere un uomo nei confronti della donna per quanto concerne renderla succube del suo volere ed altre ancora. Intanto oggi sono molto felice di avere qui come ospite la professoressa Paola Alessandra Vacalebre, docente di lettere presso il Liceo Artisti Comunali di Vittorio Veneto. La professoressa è una valida, questo non sono io a dirlo, lo dicono tutti inizialmente, però inoltre è una storica conoscente del Veneto Globe, in quanto un paio d'anni fa, per un periodo, ha gestito una rubrica che si chiamava Area 56. Ben arrivata. Grazie a lei per avermi invitato. Allora, noi oggi inizieremo questo percorso parlando, mi è venuta l'idea di invitare ovviamente la professoressa perché ho letto un bellissimo libro di Massimo Recalcati che si chiama L'ora di lezione, per un'erotica dell'insegnamento. In questo libro Massimo Recalcati, che è un psicanalista molto conosciuto, è quello che ha scoperto la funzione dei neuroni specchio, per esempio, e tante altre cose, tanti altri percorsi che lui sta conducendo in tutta Italia. Però al di là di questo ha scritto un libro appunto che si chiama L'ora di lezione e parla di questa erotica dell'insegnamento, dove dice che in virtù di un declassamento della figura autorevole dell'insegnante, in virtù di un declassamento delle aule scolastiche, del sistema scolastico, in pratica è molto difficile per un insegnante attrarre l'attenzione di uno studente per far sì che possa interessarsi alla lezione. Tendenzialmente gli insegnanti si trovano a volte di fronte a ragazzi che seguono magari internet, che parlano di altre cose, che non vedono l'ora che la lezione finisca, ma ha difficoltà a farli coinvolgere, pur sapendo che l'insegnamento, se svolto con una certa passione per quanto concerne il trasmettere un sapere, può veramente cambiare la vita di una persona per farle fare una scelta completamente diversa da quella che inizialmente magari lui poteva pensare. Tant'è che così è venuto anche al professor Recalcati, in quanto grazie a una sua professoressa, da agraria che faceva, è passato a psicologia o filosofia, non vorrei sbagliare adesso. Quindi chi meglio della professoressa Vacalebre, che è conosciuta moltissimo a Vittorio Veneto anche perché è presidente dell'associazione, per inciso, questa associazione culturale, sì, artistico-culturale, musicale, e ha formato generazioni di ragazzi che poi continuano a cercarla, continuano a chiedere di andare a cena con lei. Certo, e questa è la soddisfazione più grande, no? Sì. Non avere degli studenti, ma degli studenti che attraverso un'evoluzione psicologica, sociale, umana, riconoscono la validità non del mio insegnamento, ma la validità dello scoprire la vita, e la applicano nel loro quotidiano. Quindi questa è molto una soddisfazione, penso che sia la migliore soddisfazione per un docente. Credo, immagino. Sì. Che cosa ne pensa di quel messaggio di Recalcati in cui dice, in cui spiega la difficoltà degli insegnanti nel trasmettere, anche perché purtroppo
Io parlo un po' dal di fuori, lei ovviamente Certo. dentro, anche queste nuove regole ministeriali di dare lo smartphone, mi sembra, no? Che Sì. cosa ne pensa? Facciamo un po' un Una dialogo, visione una generale. visione, facciamo un po' barricata, ecco, barricata contro certe cose che possono non andare bene, certi punti di vista che possono essere diversi, al di là di un'ideologia. Qui non si parla di politica, si parla di... a mio avviso, di assennatezza, assennatezza. Questa è una cosa che oggi nella nostra società, secondo me, un po' è carente. Cosa ne Sì. dice? Beh, innanzitutto volevo spiegare il concetto di erotica, perché Sì. parlare di un'erotica Cade insieme. dell'insegnamento nell'immaginario comune scatta subito il pensiero, no, della liceale, dell'insegnante Certo. liceale. Invece credo che Recalcati abbia usato una terminologia provocatrice sicuramente, ma molto ben pensata, Azzeccata. certo. Nel senso di erotica, nel senso di eros, cioè dell'istinto alla vita, perché il vero termine di erotico è l'istinto verso la vita, verso tutto ciò che è un'apertura, verso ciò che è l'orizzonte. Quindi l'erotica dell'insegnamento è la passione che spinge la persona che sceglie volutamente, consapevolmente il mestiere dell'insegnante verso un approccio aperto, autentico. Mark Twain diceva che bisogna in tutti i modi esplorare, sognare, scoprire. E ritengo che il vero insegnamento è proprio quello di condurre gli studenti a esplorare continuamente, esplorare se stessi, esplorare il mondo, esplorare il senso della cultura, sognare, sognare non nel senso di staccarsi dalla vita, ma di Avere dei gettarsi nel progetti. mondo con dei progetti, esattamente, dei progetti costruiti in modo vuoi logico, ma anche con la fantasia, che non è la fantasia così astratta, il contrario Sì. dell'irrazionalità, ma la fantasia nel senso di riuscire a trovare una soluzione Raggiungere. positiva per raggiungere determinati obiettivi, quello che nel termine magari più concreto si chiama il problem solving. Sì. Ma in verità, che è un termine un po' scientifico, che sicuramente gli studenti si spaventano di fronte a quelli che sono i termini scientifici e matematici, ma in verità il problem solving è proprio questa fantasia nel riuscire ad addomesticare, nel riuscire ad adattare determinate strategie di vita al proprio sé, al proprio io. E poi scoprire. Quindi scoprire che cosa? Scoprire la vita, scoprire questo istinto di passione nella vita. E un insegnante ritengo sia valido che guidi il proprio studente verso questa passione, verso questa, va bene, eroticità della vita. E un insegnante non è. Dicono che l'insegnante debba essere il missionario. Ecco, questa sorta di mix di termini presi, decontestualizzati, portati per creare lo scoop, per creare determinate connessioni linguistiche, le trovo veramente poco valide. Non deve essere un missionario, assolutamente. Un Anzi, docente, un essere umano che certamente, trasmette anche con una certa autorità, che o no, sì, direi autorevolezza autorevolezza, più che sicuramente, autorità, assicuramente. perché io credo che sempre più i giovani oggi abbiano bisogno, a prescindere adesso che sia medie, biennio, Trienni superiori, più superiori, superiori, certo. hanno bisogno di percepire autorevolezza, perché percepisco una solitudine interiore che chiaramente li porta a vagare magari a volte per strade non idonee, non opportune, e fa sì che possano in qualche modo rendere sterile il loro progetto di vita, no? Sicuramente. Questo è vero e quindi allarga sempre di più il nostro dialogo, in quanto la missione è quasi un senso di dovere Sì. che comprime, quasi un ragionamento kantiano, no? L'io morale che ho dentro di me. E invece rapportarsi con i ragazzi, rapportarsi con il loro mondo, che diventa anno dopo anno sempre più complesso, più difficile, non è un dovere, deve essere semplicemente una consapevolezza. Come diceva prima lei, appunto, no? Un'assennatezza della propria vita, della propria realtà. E un docente come fa? Ma
Le vorrei fare una domanda. Molto complessa, non difficile ma complessa. Immagino. Che differenza lei ha notato negli ultimi 20 anni, diciamo, fra le generazioni che ha preparato poi al cammino successivo? Profonda, una profonda differenza. E non perché i ragazzi stessi siano cambiati o siano peggiorati, questo non è bello dirlo perché non corrisponde neanche alla realtà, ma i ragazzi li vedo sempre più stanchi, è una stanchezza interiore, profonda, è un disagio, come giustamente lei anticipava, un disagio fatto di delusioni nei confronti della vita che li circonda, delusioni anche di questi adulti che dovrebbero essere coloro che li motivano ad andare avanti, li motivano a trovare uno scopo nella loro vita. Li trovo a disagio nei confronti proprio anche della realtà più semplice. Per esempio? Per esempio, la difficoltà di affrontare i loro piccoli drammi quotidiani. Noi parliamo dell'adolescenza, che è uno dei periodi più difficili, uno dei periodi dove il ragazzo è talmente tempestato sia dal punto di vista organico che dal punto di vista psicologico, e a volte rischia di perdere un po' il contatto con la realtà, sicuramente. E in un momento così difficile, se i ragazzi non riescono a trovare dei punti fermi di appoggio, non dico degli esempi, perché ormai gli esempi nel terzo millennio non ci sono più, ma dei sostegni, dei veri e propri sostegni, si lasciano andare a questi loro piccoli, grandi drammi. A volte sono anche dei drammi, perché questi ragazzi, alle spalle a volte ci sono dei ragazzi che hanno degli inferni personali, vuoi familiari, vuoi anche proprio personali. A volte sono dei drammi così ricorrenti in tutta l'adolescenza, come può essere un amore finito, come può essere l'incomprensione, come può essere l'emarginazione di alcuni ragazzi. Ecco, se di fronte a queste situazioni il giovane non ha più dei punti di riferimento personali o delle solidità sociali, si lasciano andare alla fragilità propria della loro realtà, della loro vita, e quindi di fronte a un pericolo si comportano in modo talmente istintivo che a me sembrano questi cuccioli di non voglio essere offensiva, ma cuccioli di animali che di fronte al pericolo si fermano, no? Si chiudono e magari non fuggono neanche. E quindi questo li porta a chiudersi, si porta all'isolamento. Dialettica, al dialogo. È difficile. No, è difficile. Tant'è, se mi permette, l'ultimo incontro che abbiamo avuto con una psichiatra, lei diceva appunto che lavora presso un ASL di Pordenone, che a volte vengono i genitori con questi ragazzi che magari hanno l'esame di quinta, che magari hanno un esame più particolare, un'interrogazione, a chiedere un sostegno farmacologico, no? E per quanto lei fosse negativa o contraria, si ritrovava a volte a dover comunque aderire, oppure sapeva che queste persone si rivolgevano a un altro suo collega. Quindi c'è, a suo avviso, anche dal punto di vista farmacologico, diciamo, questa ricerca può essere che incida in questa insicurezza dei ragazzi, anche la ricerca di trovare un sostegno per quanto riguarda un loro disagio? Oh, sì, sì. E appunto, dicendo la diversità, con questi ragazzi che sono quasi ripiegati su se stessi, cioè ripiegati sulle loro paure. E ovviamente rispondendo a questo loro, passi il termine, vuoto, per contrario attivano degli atteggiamenti strafottenti, degli atteggiamenti quasi di rifiuto maleducato, atteggiamenti che sono veramente sconfortanti agli occhi dei docenti e magari anche dei genitori stessi. Proprio perché? Perché non hanno più strumenti, anche se piccoli come avevano ragazzi di 20 anni fa, ma questi strumenti li utilizzavano. Io vedo la differenza soprattutto con i ragazzi miei, che io insegno al liceo artistico e di conseguenza sono ragazzi, certo, in un certo senso che hanno una visione magari più fantasiosa, una creatività maggiore. Bene, questa creatività la sto vedendo
che pian piano si assottiglia, è una creatività a volte indotta, mentre una volta questi ragazzi sapevano risolvere, oppure le loro battaglie anche scolastiche, si gettavano a capofitto, magari polemizzavano con i docenti, ma erano curiosi di capire, di sapere. E oggi invece questi ragazzi non chiedono neanche più, è questo che spaventa, non chiedono, si fermano, si bloccano. Io per esempio episodi di alzate di mano dopo una lezione piena di passione, piena di voglia, alzano la mano, il mio cuore si apre a 360 gradi, l'unica domanda che mi sento fare: scusi prof, posso uscire? Ecco, è una scemata, è una stupidaggine sicuramente. Però è sintomatica. Ma è sintomatica del fatto che sicuramente hanno seguito, ma hanno seguito così, d'amblè, distinto, senza un briciolo di rielaborazione. E questo si collega con quello che diceva lei, no? Con questa, con questo aumento di richiesta di pastiglie, di farmacologica. E ragazzi oggi vivono l'impatto, la relazione con i medicinali, chiamiamoli così in senso lato, spaventosa. Cioè per qualsiasi problema hanno bisogno di una pastiglia, hanno bisogno di avere l'ansiolittico, hanno mal di pancia, la pastiglia, non riescono a reggere il dolore. Cioè il dolore non lo accettano, lo rifiutano e lo vivono male, quindi non riescono a gestire il dolore. È vero, il dolore, per carità, ciascuno ha la sua soglia di dolore, certo. Sia interiore che esterno, ma non c'è più questa voglia di gestire, di combattere. Ho un mal di pancia, cerco di reagire. No, cioè deve essere subito la pastiglia. Per il mal di testa aprono i loro astucci, che una volta usciva il coniglio bianco, uscivano dagli astucci, oggi escono i blister di medicinali. E questo mi fa male. Oppure il ricorrere subito allo psicologo, ricorrere subito a qualcuno che possa aiutare il proprio figlio a o capirsi meglio, o capire il metodo, capire. E io mi trovo non veramente è un demandare in difficoltà. Anche questo. Soprattutto un demandare. Perché con tutto il rispetto per diciamo così, l'appoggio psicologico, questi ragazzi non hanno bisogno che ci sia un esterno che li appoggi. Questa è una mia opinione, io non voglio. Devono imparare a capire che sono loro i principali curatori di se stessi. Questi ragazzi non hanno più pazienza, non hanno pazienza e quindi stanno male, via, il dolore deve essere tolto eliminato subito, ho un momento di crisi, via, subito. E questo viene dilatato, questo ricorso così quasi parossistico, viene dilatato, viene reso feroce dagli utilizzi dei cellulari, delle piattaforme, mediatiche, da Facebook, Twitter, Instagram, e tutta questa mancanza di pazienza, tutta questa mancanza di dolore, tutto questo mondo interiore che deve venire fuori, ma non c'è la capacità, non c'è più il filtro, viene dilatato. E quindi si ricorre al cellulare per dire: sto male, come faccio, aiutami. E quindi c'è questo rincorrersi di link, di siti in cui spiegano come fare a. È tutto un buttare fuori, no? Si vengono non più a credere in loro stessi, ma a perdere considerazione di loro stessi, perché non sono capaci ad affrontare. Vede, noi socioterapeuti da tempo parliamo di un'epoca basata sul puerocentrismo. Cosa significa? Il fatto, chiaramente una volta il bambino, c'era questa autorità, non autorevolezza a volte, in cui non poteva esprimere la sua opinione, in cui non era libero, come dire, di parlare con i suoi genitori perché veniva zittito, perché non aveva nessun tipo di possibilità di esprimersi. Uguale anche presso la scuola, uguale con degli insegnanti, anche se vedeva delle cose ingiuste doveva tacere. Dopo, lentamente, si è passati all'opposto in virtù della situazione in cui ci troviamo oggi. Questi ragazzi, forse, dico, perché questa è una nostra tesi che portiamo avanti, c'è tutto centrato sul bambino, sul ragazzo. In che senso? Nel senso che
come dice la professoressa Vacalebre, non può stare male, cioè non può, qualsiasi cosa gli venga a mancare deve subito esserci, bisogna capire qualsiasi situazione, senza però mettere anche l'autorevolezza, nel senso sì, ti capisco, sì, ne parliamo. Però è venuta a decadere un po' la figura, come dice Recalcati in un altro libro, la figura del padre, no? La figura del genitore con una sua autorevolezza in cui il bambino o il ragazzo comunque si riconosce. Oggi lui non si riconosce in nulla, oggi dà per scontato che gli venga tutto dato e questo è anche forse un qualcosa che lenisce. Non forma il ragazzo, cioè non ha i presupposti per reggere determinate situazioni. Forse a volte, dico forse, i genitori demandano un po' troppo agli insegnanti, chiedo, No, punto. purtroppo il discorso, come diceva lei, è molto più vasto, perché noi docenti vediamo il ragazzo, vediamo come si comporta, vediamo questa insofferenza nei confronti della disciplina. Mentre una volta il ragazzo era così indisciplinato, chiacchierava, si comportava male, magari a volte anche rispondeva, ma c'era un rapporto per cui, dopo essere stato ripreso da parte della famiglia, c'era Il una sostegno sorta, esatto, di verso i docenti, sostegno no? verso i docenti, non nel senso di mettere il ragazzo in difficoltà, tutti contro di lui, ma c'era veramente un incontro tra i genitori, il docente, dove il ragazzo capiva il proprio errore perché. Perché vedeva sia la famiglia che il docente che insieme facevano vedere cosa voleva dire la mancanza di rispetto nei confronti del ruolo del docente in questo caso. Oggi non c'è più. Oggi la famiglia, probabilmente perché a volte consapevole di non essere presente, cerca di difendere le debolezze del proprio figlio. E facendo così, cosa ottiene invece? Ottiene una sorta di scioglimento totale di quel limite che i ragazzi hanno dentro di loro, perché ce l'hanno, nascono Sì. questi limiti, ma vedendo che i loro Sono referenti, supportati, no? esatto, i loro referenti immediati, che sono i genitori, nei loro confronti gli tolgono questo Avallano. limite, avallando invece una sorta di conflittualità con il ruolo docente. Sembra, diciamo, quasi fisiologico che il ragazzo stesso, ma lo dicono anche i miei genitori, quindi vuol dire che. E invece il genitore interviene in modo non appropriato. Io parlo in In generale, generale, no? certo. Non interviene in modo appropriato, ma viene in modo da destrutturare quello che è il contesto scolastico. Esempio eclatante sono i cellulari, giusto per Sì, tornare tornare alla alla prima domanda morte, che sì. lei mi ha posto. Sono numerosissimi casi di insegnanti che sono stati ripresi, a volte addirittura denunciati per sequestro del cellulare dei ragazzi, solo perché il docente, giustamente, magari dopo aver magari detto 3 o 4 volte non accendete i cellulari, teneteli spenti, metteteli sulla cattedra, magari all'ennesima richiesta un ragazzo facendo finta di essere il più furbo, invece viene subito scoperto, l'insegnante lo richiama, gli ritira il cellulare, dopo l'una, il momento dell'uscita, arriva i genitori, che di solito in questi casi sono sempre padre e madre, perché di solito la grande maggioranza sono le madri, uno può dire, apro una piccola parentesi, ma perché i padri lavorano? Non è vero. Non è vero, una volta forse, oggi lavorano anche le madri, quindi come le madri chiedono il permesso, mi piacerebbe che anche il padre. Quindi arrivano tutte e due e riprendono la docente, la denunciano per sequestro del cellulare. Quindi da qui può capire benissimo come il ragazzo stesso, Perde la certo, rappresentazione di esatto, la rappresentazione di un luogo deputato alla formazione, alla educazione del Alla ragazzo, alla sua disciplina. disciplina, alla sua scolarizzazione, ma viene a frantumarsi. E questo mi sento di dirlo perché è uno degli argomenti che noi docenti, che a volte purtroppo non siamo sempre solidali tra di noi per tante scuole di pensiero, ma su questo siamo quasi tutti d'accordo, che mentre l'anno scorso si riprendevano i ragazzi, si facevano mettere i cellulari sulla cattedra, perché utilizzare il cellulare in classe non ha senso in quanto tutte le classi sono dotate di LIM, di internet,
Ma poi, diciamo la verità, cioè, fino a 20 anni fa rispetto, questi strumenti tecnologici non esistevano. C'era il libro di testo, c'era il vocabolario, c'era l'enciclopedia, c'era la biblioteca, dove i ragazzi andavano a consultarsi, ad approfondire, a fare delle ricerche, ricerche poi scritte a mano, senza perdere l'uso delle dita. Io non ho mai visto un ragazzo che ha perso l'uso delle dita scrivendo delle ricerche scritte. Chiusa parentesi, oggi se non c'è internet, se non ci sono questi mezzi, il ragazzo annaspa, non sa fare una ricerca, ma non sa neanche cercare la parola acqua sul dizionario, proprio perché ormai sono stati quasi atrofizzate le capacità di ricerca. La ricerca non c'è più nei ragazzi. Quindi, avendo già questi strumenti, io non capisco personalmente perché il ministro Fedeli abbia dall'oggi, da un anno all'altro, inserito l'utilizzo dello smartphone come strumento di utile per l'approfondimento. Ecco, questo io non lo capisco, e le cose che non capisco non le accetto. Perché proprio facendo così si atrofizza quello che è il tema della ricerca, il tema della memoria. È un atrofizzare, perché ci vuole pazienza memoria, a prendere un dizionario e certo, andare a cercare un sinonimo durante i temi di italiano. Io segno lettere, quindi io pretendo il dizionario perché vorrei che i ragazzi imparassero ad utilizzarlo. Ma saranno uno o due che lo porto. Una volta invece nello zaino c'era anche il dizionario. E adesso invece non lo porto. Ora il dizionario si va in biblioteca, ma non sempre. Perché? Perché è più facile cercare su internet. Oppure non faccio ricerca e quindi scrivo delle parole senza andare oltre la descrizione pura. E quest'anno noi dobbiamo, io onestamente ho già fatto ammenda, ma io i cellulari in classe non li voglio, assolutamente, assolutamente. Se si rompe la LIN, se si rompe, posso farlo giusto proprio per stare bene con i ragazzi, lo posso fare una volta, ma come forma più che altro di aggregazione, ma una volta, ma anche forse come momento ironico, per far capire ai ragazzi la non importanza in aula di uno smartphone. Ma è questo. Come hanno reagito i suoi allievi? I miei, delle mie classi, sapendo che io non voglio cellulari, il problema non è neanche, non sussiste. Non sussiste. Ha Nelle sentito, classi, ministro Fedeli? Ha sentito? Io non lo ritengo, io invece ritenevo, a parte il fatto che qui poi altro orizzonte, sono scatole cinesi la scuola, certo, no? Che per riformare una scuola bisogna partire dai programmi ministeriali. Programmi ministeriali che sono ancora legati, non dico al 1930, ma più o meno siamo lì. Sono programmi fermi, programmi statici, programmi che non consentono alla scuola in generale di accompagnare i ragazzi a fare un percorso storico fino ai giorni nostri, perché così come sono formulati, se io inizio a fare la preistoria, io in quinta, in seconda inizio a fare la preistoria, perdonatemi, in prima la preistoria, in terza il medioevo, io non riesco ad arrivare in quinta a spiegare la realtà quotidiana. E quindi viene lasciato al docente i tagli, non faccio questo ma faccio quest'altro, lo collego, per cui manca veramente un supporto istituzionale ed è lasciato tutto alla buona volontà del docente. Io onestamente a volte mi trovo male a dover fare dei tagli, perché la storia è una storia conseguenziale, certo. E quindi quindi una riforma andava fatta proprio sui programmi, un'altra riforma andava fatta sul precariato, che è devastante. Quest'anno sono circa 85.000 precari che aspettano lì così, magari al nord, al sud, quelli del sud poi sono massacrati dal punto di vista proprio dell'onestà intellettuale anche, perché ultimamente è successo al MIUR che c'era una convocazione per la definizione delle cattedre, molti docenti sono dal sud, sono arrivati da noi e purtroppo quel giorno della convocazione non c'è stata. Come mai? Non c'è stata per problemi loro, io non voglio entrare, non voglio neanche ipotizzarli, perché di solito la realtà è peggio dell'ipotesi. E quindi questi, il viaggio, chi in aereo, chi in treno, ha fatto la notte in treno, ha pagato alberghi per... E quel giorno, senza essere stati avvisati, la convocazione non c'era. Oltre
oltre il problema di questi, di questa gente colta, preparata, che ha fatto concorsi, gli stessi ragazzi si trovano fino a dicembre senza avere un insegnante, la cattedra scoperta. Quindi io dico, programmi, precariato e poi anche gli edifici. Noi abbiamo classi da 30 ragazzi, 28 ragazzi, come si fa ad affrontare una classe di 30 ragazzi? Lasciamo perdere il problema, mettiamo un attimo il problema disciplinare, che lavorare con 30 ragazzi non è da poco, in aule che non sono adatte, e poi si pretende il recupero dei ragazzi. Cioè, come si fa a recuperare 30 ragazzi che hanno delle varietà di provenienza, di preparazione? Certo. Cioè, far insegnare lettere, matematica, inglese, che ci vuole tempo, ci vuole pazienza, ci vuole logica, classi di 30, senza contare poi tutte le problematiche di ciascun ragazzo, dai DSA, eccetera, eccetera. E noi, la riforma che facciamo è l'utilizzo dello smartphone. A questo punto io non aggiungo altro, perché ritengo che non ci sia altro da aggiungere. Quindi, se qualcuno avrà qualcosa da dire o da scrivere, la mia mail è laura-sossi@yahoo.it, cellulare 392-170-1936. Sono qui, a vostra disposizione per parlarne, per confrontarci con eventuali proposte, con eventuali punti di vista. Buona giornata, a presto. Avete visto ed ascoltato la rubrica Socioterapia a cura della dottoressa Laura Sossi.